Il Comune di Piacenza ha incassato oltre 3 milioni di euro per l'evasione di ICI e IMU dal 2010 ad oggi e questo è il dato nuovo che arriva dall'assessore al bilancio Luigi Gazzola. I cittadini sono stati virtuosi rispetto ad altre città della regione, ha commentato, ma i controlli devono essere comunque incrementati. Per quanto riguarda l'evasione fiscale in generale, negli ultimi 4 anni sono state trasmesse 476 segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e 9 alla Guardia di Finanza, così suddivise il 2% relative a residenze fiscali all'estero, il 3% riguardanti urbanistica e territorio, il 15% in merito a commercio e professioni, il 16% su beni indicanti capacità contributiva, il 64% in materia di proprietà edilizia e patrimonio immobiliare. In quest'ultimo settore, in particolare, sono state oggetto di attenzione le rendite e i canoni di locazione non dichiarati. In termini di redditività, il primato va invece al settore urbanistica e territorio, che ha generato circa il 90% della maggiore imposta accertata. Il dato complessivo prodotto dalle segnalazioni trasmesse dal Comune di Piacenza è di oltre 1 milione di euro, quasi 1,5 milioni. Ad oggi gli incassi non superano però i 103.000 euro a causa dei ricorsi presentati dai cittadini interessati contro gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate.